Rinunciamo al finanziamento pubblico, saremo il primo movimento politico completamente autofinanziato ed avvieremo l'azionariato popolare. Sono queste le fondamenta della rivoluzione annunciata ieri da Angelino Alfano, lo ha detto questa mattina ad Asti intervenendo a supporto della ricandidatura del sindaco Giorgio Galvagno. Il nostro movimento sarà tutto finanziato dagli iscritti e dai contribuenti privati, dai cittadini, sarà ad azionariato popolare, rifiuterà il finanziamento pubblico. Ma la svolta più significativa annunciata oggi dal segretario PDL probabilmente fa riferimento a Berlusconi. Metteremo un tetto al finanziamento dei privati in modo che nessuno possa definirsi azionista di riferimento. Faremo in modo tale che il finanziamento dei privati, di coloro i quali vorranno dare una mano d'aiuto a noi, abbia un tetto massimo, talché nessuno possa dirsi azionista di riferimento del nostro partito. E noi faremo questo nel convincimento che questo è il destino dei partiti politici o dei movimenti politici: non chiedere soldi allo Stato, al governo, non chiedere soldi pubblici, ma vivere con il finanziamento di chi ritiene di dover sostenere un ideale, di dover sostenere una forza politica. Questa sarà la bussola e la rotta che ci daremo. Questo con Italia Futura, invece c'è questo incontro con Berlusconi di Montezemolo. Guardi, ciascuno fa la propria parte e noi non vogliamo anticipare nulla su ciò che diremo dopo le elezioni amministrative.